Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con l'ennesima sfida contro Cassiopea. Ho fatto dei level up e spero che bastino. Non ho voluto fare eccessivi level up, a dire il vero, ma speriamo che bastino appunto. Ho portato lo starter molto alto, di poco sopra il 70, ma comunque lo starter è un discorso a sé, perché tanto come entra la mossa acqua io ci muoio, o meglio io, il mio starter poverino ci muore, quindi insomma. E adesso vediamo un pochino cosa viene fuori da questa partita. Allora, ci mancano da fare lui, la lega e la fine del percorso coi cibi. Quindi probabilmente questo video sarà Clavel barra Cassiopea barra Garof. Il prossimo sarà Dosilla, appunto, la fine del percorso con le spezie. E poi andremo a fare la lega per ultimo. Quindi 60 contro 71, attenzione. Andiamo di canzone ardente, vediamo quanto facciamo. Bene. Adesso dovremmo shottarlo perché siamo a più 1. Quindi dovremmo riuscirci, credo. Vediamo. Andiamo di canzone ardente per la seconda volta. Allora, per qua, Caval, ci dobbiamo tenere Palossand. Se entra il... se entra appunto il... Rapid Artigli, sarebbe il caso. Poltergeist. Ma io direi colpo infernale. Vediamo un po'. Vuktrio dovrebbe far male. Attenzione, mi secca ritirare Skeledirge. Mi secca tantissimo, ragazzi. Però vediamo un po'. Poltergeist. Allora, andiamo di colpo infernale. Siamo più veloci. Mamma mia, brutto colpo questo. Oh yes. Ok, dai, un po' di fortuna inizia a girarci. Attenzione, siamo a 2. Ok, 56 a Lucia. Aereo attacco, no, non mi interessa. Abomasnow, mi servirebbe lui. Però anche la mossa lotta è efficace contro Abomasnow, attenzione, perché è sia lotta che volante, quindi potrebbe essere, sapete? Vediamo, manda Abomasnow. Ok, qua arriva Aboma, scendi neve, inizia a nevicare. Bora avrà sempre effetto. Noi invece facciamo schiaccia tuffo e terra cristallizziamo. Sì, allora non penso che sia one hit KO, attenzione, non penso, mi piacerebbe. Abbiamo fatto anche un level up con Auluccia. Vediamo un po' con questi palloncini Swarovski. Schiaccia tuffo. Mamma mia, è brutto colpo? No, non è brutto colpo, attenzione. Perfetto, mi sa che qui andrà bene. Andaum, teniamo Auluccia. Teniamo comunque Auluccia. Andaum è lotta buio. Fuoco buio, scusate. Schiaccia tuffo è super efficace, siamo velocissimi. Pam pam. Mamma mia, abbiamo trovato la call. Ok, Among Us. Teniamo a Lucia perché comunque la mossa è anche volante. Quindi, no, è effetto normale. Vabbè, teniamo ormai a Lucia e via. Tanto Among Us è l'ultimo che ci darà problemi. Sciagura, ok, adesso curiamo il nostro bel Pokémon con la sveglia. Poi andiamo praticamente full vita. A parte che non abbiamo la bandana, ecco perché facciamo anche più male. E andiamo full vita contro il ciccetto. Allora andiamo di danza spada. Tanto comunque non mi fa paura Among Us. Andiamo di danza spada. E siamo a più 2. Lui va di sporello. Va bene. In realtà non è che mi interessi, perché tanto adesso... smetti di nevicare, ok.
perché adesso andiamo di curiamo, ricarica totale. Siamo a più 2 con la danza spada. Allora lui avrà fatto sciagura. Esatto. Possiamo provare a tankarne un'altra danza spada. Siamo a più 4. Non so se sia più veloce lui o Quaquaval. È il caso di provare comunque, secondo me. Nel senso che anche se Alucia non sarà full vita, probabilmente, perché adesso si prende un'altra sciagura. Borsa. Andiamo di ricarica totale, per forza. Cioè, è sprecatissima, Sprecatissima per 50 PS. Mi toglie l'addormentamento almeno. L'addormentamento. Va di sciagura. Ok, bene. Lotta, andiamo di schiacciatuffo. E siamo a più 4, ovviamente. Teniamolo contro Quaquaval. Teniamolo un attimo. Ok. Quaquaval, bene. L'imminente Cassiopea con le spalle al muro, impensabile. Questa sarà una lotta da 10 minuti, ragazzi, mi sa, Abbiamo wallato benissimo stavolta. Eccolo qua, Quaquaval. Schiaccia tuffo. Allora, ragazzo mio. È veloce. Non so se sia più veloce di me. Chiaro che se è più veloce potrei morirci, perché Aulucia non brilla per difese, ma non voglio neanche credere che questo sia una macchina. Un tank. Cioè, già è velocissimo. Non penso sia anche un attaccante speciale così forte. Cioè, spererei almeno. No, siamo più veloci. Ok. Ok. In realtà abbiamo vinto, perché Markrow va sbigo attacco. Quindi comunque con più 4, ragazzi, non è morto. Attenzione, è andato molto vicino. E in realtà abbiamo vinto perché ha sbigo attacco. Quindi lui non dovrebbe più attaccare in tutta la sua vita. E invece attaccherà. E come si attaccherà? E uno sbigo attacco da qui non se ne va. Eccolo. Il Quaquaval non ha più energie. Molto molto bene. Mamma mia, quanta esperienza. Bella lì. Ce l'abbiamo fatta, Attenzione. La trovo più forte. 13.000, tutto quello che mi ha fatto perdere, stronzo. Ok. Finisce il primo percorso delle tre, dei tre percorsi della storia. Mio giovane Filippo, devo dire che è maturato molto durante la sua ricerca di tesori. Le devo delle scuse. Ho mentito quando le ho detto che ero Cassiopea. Il fatto che Garof e Craven siano la stessa persona invece è vero, può credermi. Tornando a Cassiopea, credo di avere un'idea abbastanza precisa di chi possa essere. Ed è questo il motivo per cui preferirei che voi due non lottaste. Non è giusto che sia lei a farsi carico delle sue sofferenze. Tuttavia, la determinazione è incrollabile. Dubito uno studente qualunque sarebbe stato in grado di superare un simile ostacolo. Ed è proprio per questo che poco fa ci siamo sfidati. Se fossi stato io a vincere, sarei stato pronto ad assumermi la responsabilità di fermare Cassiopea, ma così non è stato. Forse la sua profonda gentilezza è quella che serve per salvare l'arcicapo. Scusa? Ma... Ok, ma... Ma dov'è? Ma è lei? La professoressa? No, non è lei. Non lo so. Ah, no, ok. Ma io volevo... Ma dov'è Cassiopea? Gli unici motivi che accetterei in questo momento sono quelli di Vivillon. Vivillon? Ah, il Pokémon che cambia i motivi. L'arcicapo è questa notte al campo sportivo. Ma allora chi è l'arcicapo? Ma allora non è lui l'arcicapo. Scusatemi, ma allora... Dove... Lotta di notte. Di notte. Dobbiamo far aspettare notte qua. E poi il campo sportivo. Mica mi ricordo dove cazzo fosse il campo sportivo. Dov'è il campo? Ah, era là dietro forse. Era mamma mia. È inguardabile. Allora, vediamo un attimo. Poi di notte.
Vediamo se qua c'è. No, qua no. Aspetta, aspetta, aspetta. Io qua posso passare? No. Sì, sì, sì. Di notte. Cioè io devo adesso. Dobbiamo aspettare notte, quindi. Quindi dobbiamo un attimo far scorrere il tempo. E va bene, e va bene. Così sia, così sia. Allora, ragazzi, noi aspettiamo che sia notte. Quindi andiamo a attendere. Aspettiamo che sia notte e poi andremo a sfidare Cassiopea per l'ennesima volta. Spero di riuscire a batterla o di batterlo, perché insomma, qua ho vinto con un po' di intelligenza. Vediamo adesso con Cassiopea. Noi ci vediamo tra poco.